si erano già delineate due scuole, quella per la successione dinastica e quella per la successione partitica, quelli pro e quelli contro. Il dibattito stava entrando nel vivo quando poi è intervenuta direttamente lei, Marina Berlusconi, tramite il suo portavoce. Di fronte al ripetersi di indiscrezioni su un impegno in politica di Marina Berlusconi, si leggeva, non possiamo che ribadire quanto già più volte detto in passato, si tratta di ipotesi che non hanno alcun fondamento. Poche ma chiare parole, arrivate a spegnere un argomento già altre volte affiorato, ma che ora la sentenza milanese ha, anzi meglio, aveva riportato di attualità, soprattutto dopo le rivelazioni fatte da Bisignani su una cena svoltasi ad Arcore, in cui, secondo lui, si sarebbe affrontato il discorso sulla successione di Berlusconi. A conferma di quanto l'indicazione di Marina, pur priva di fondamento, continui però ad essere verosimile, ci sono i commenti contrastanti subito fioriti in materia, a confermare divisioni prospettiche nel PDL. Da quelli entusiasti della Santanchè e della Biancofiore, è il nostro Renzi in gonnella, a quelli invece freddi, per non dire peggio, di un Giovanardi e soprattutto del capogruppo dei deputati Brunetta. Non mi piacciono, aveva detto, le dinastie né monarchiche né democratiche. Ma dopo l'intervento della diretta interessata, tutto rientrato, almeno per ora.